penso che sia giusto che queste persone oggi, in rappresentanza del mondo delle piccole e medie imprese del nostro territorio, manifestino. Per quanto mi riguarda, si sfonda una porta aperta. Io faccio parte di questo mondo, le battaglie che oggi portano in piazza queste associazioni sono battaglie che io ho condotto con alcuni miei colleghi dal 2008, quindi i temi sono importanti. Credo che ormai sia tardi, le istituzioni devono ascoltare il mondo delle piccole e medie imprese, che è un mondo, è la spina dorsale, tutti si riempiono la bocca con questa definizione, la spina dorsale del tessuto economico nazionale. Parliamo di 4 milioni di piccole e medie imprese che danno da lavorare al 70% degli addetti italiani, fanno il 70% del PIL italiano e sono veramente la realtà su cui il nostro tessuto economico si fonda. Problemi principali lo diranno oggi: pressione fiscale esagerata, siamo sicuramente ai vertici di una ipotetica classifica europea, ma direi anche mondiale, con una imposizione fiscale che si chiama un'imposta, che si chiama IRAP, che massacra continuamente proprio le piccole e medie imprese, in quanto va principalmente a toccare la manodopera, quindi il costo del lavoro. Grazie. Il problema del credito, le banche apro in questo momento. L'importante iniziativa di oggi che vede le piccole e medie imprese dell'artigianato e del commercio unite per scendere insieme.